Dopo 20 anni la riserva d'Annunziana e il suo PAN, piano di assetto naturalistico, è stato approvato ieri dalla Regione. Tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, un risultato di assoluto rilievo. Il PAN infatti rappresenta uno strumento di gestione dell'ampio polmone verde, ben 56 ettari, nel cuore della città di Pescara. Avrà ricadute rilevanti sul marketing e soprattutto sul turismo. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il consigliere regionale PD Antonio Blasioli e Guerino Testa, capogruppo regionale Fratelli d'Italia. Diciamo subito, Lorenzo Sospiri, dato acclarato, questo è un risultato eccezionale. Beh sì, io ritengo che sia un risultato molto molto qualificante per la città di Pescara, con molto lavoro discendente dalla precedente giunta comunale e ripreso con grande forza da questo nuovo governo regionale, siamo riusciti a chiudere il cerchio. In sintesi possiamo definirlo un piano regolatore, no? Il piano di assetto naturalistico che è stato approvato ieri. Due cose importanti: la tutela dell'ambiente da una parte, che mi sembra fondamentale, ma anche ripensare la viabilità, no? Sì, sì, ha detto perfettamente, è un vero e proprio piano regolatore, cioè si sa cosa si può fare e dove. Deve scomparire la viabilità che divide il comparto terzo e quarto della Pineta e va realizzata la viabilità parallela che gli corre dietro alle spalle. Questo comporterà appunto unificare ancora di più e farlo diventare un grandissimo polmone che però non ha divisioni. Naturalmente tutti d'accordo, no? Blasioli, anche voi dell'opposizione avete espresso grande soddisfazione per questo risultato dopo 20 anni. L'opposizione non poteva che essere a favore del piano, perché questo piano viene fuori da una delibera di Consiglio Comunale del 23 novembre 2018, amministrazione di centrosinistra, assessore alla riserva Paola Marcheggiani, sindaco Marco Alessandrini. Quindi siamo veramente molto felici. Ieri è stata una ratifica, chiamiamola così, con un atto deliberativo da parte del Consiglio regionale dopo 20 anni. Ha prevalso il buonsenso. Assolutamente sì, è un atto molto importante, ma è un documento che ancora oggi è migliorabile, anzi ci saremmo aspettati che ieri in Consiglio fosse già arrivato qualche miglioramento, che così non è stato. Miglioramenti per esempio contenuti in alcuni emendamenti, si parla appunto di ampliare la fascia protetta della riserva, ci sono delle fasce per esempio lungo il fosso Vallelunga o ancora la pineta di Santa Filomena Sud, che è quella pinetina che corre di fronte agli stabilimenti fino a Francavilla, che oggi non fa parte né del piano di zonazione della riserva né delle carte di proprietà che sono allegate al piano di assetto naturalistico e quindi non hanno una tutela forte, adeguata, come per esempio c'è l'area riserva. Dopo 20 anni abbiamo ristabilito le regole, abbiamo ridato la possibilità, penso, ai gestori degli stabilimenti balneari qui vicino di poter incominciare a rifare nuovi investimenti al pari degli altri, quindi riammodernare ancora le loro strutture. E poi c'è tutto il discorso della viabilità, che bisognerà ovviamente discutere con il comune, perché è un polmone, un giacimento per noi fondamentale, ma che sarà anche oggetto di attrazione da parte dei turisti, delle scolaresche, quindi per noi è fondamentale.